nella neuroanatomia della leadership, Daniel Goleman spiega quali siano le quattro dimensioni fondamentali dell'intelligenza emotiva del leader, inteso come facilitatore del gruppo. Bene, Goleman distingue intanto le competenze personali da quelle sociali, in modo particolare le competenze sociali divise in due grandi gruppi: il primo, quello della consapevolezza di sé, e il secondo, quello della gestione di sé. Tra le competenze di carattere sociale, d'altro canto, inserisce da una parte la consapevolezza sociale e dall'altra parte le competenze interpersonali. Allora vediamole. Partiamo principalmente dalla consapevolezza di sé. Un buon facilitatore deve possedere una elevata conoscenza di sé e delle emozioni che prova, perché è grazie a questa consapevolezza di sé che egli riuscirà ad entrare in risonanza con le emozioni degli altri. Non possedere un vocabolario emotivo, in altre parole, rende impossibile instaurare un dialogo sui codici espressivi delle emozioni. E d'altro canto è la competenza emotiva che permette anche l'autovalutazione. Se io conosco le mie emozioni, so quali emozioni trasmetto, mi sarà più facile fare un'autovalutazione anche delle mie personali performance in relazione alle altre persone, in relazione al resto del gruppo. E d'altro canto, una dimensione fondamentale, che è un punto d'arrivo che parte dalla consapevolezza di sé, che passa attraverso l'autovalutazione, è un buon livello di fiducia in se stessi e nei propri mezzi. Conoscersi e sapersi correttamente autovalutare, in altre parole, producono fiducia nei propri mezzi. Accanto dunque alla consapevolezza di sé, c'è la gestione di sé. Ovvero sì, io conosco le mie emozioni, ma in che modo questo diventa una gestione delle emozioni? La gestione delle emozioni genera inevitabilmente l'adattabilità, perché riconoscere le proprie emozioni e conoscere quelle degli altri ci permette di adattarci su quel piano emotivo su cui si instaura un rapporto fiduciario. E d'altro canto, gestire le proprie emozioni vuol dire tenere a freno le emozioni che possono rendere inefficace una relazione. Se io provo delle emozioni negative o distruttive, grazie alle conoscenze dell'intelligenza emotiva, riesco a distrarmi da quelle emozioni. E la stessa abilità la posso esprimere anche nell'aiutare gli altri a distrarsi dalle emozioni negative. Pensiamo dunque a che importanza abbia questo discorso in un gruppo in cui un componente o più componenti possano approcciarsi alle sfide personali all'interno del lavoro di squadra con una sensazione di frustrazione o di presunta incapacità rispetto al ruolo. Allora la motivazione del leader fa proprio leva sulla gestione delle emozioni negative affinché tradotte in emozioni positive possano permettere ai componenti, alle persone di trovare delle strade ideali per raggiungere i propri risultati, proprio distraendosi e mettendo da parte le emozioni negative, vedendo oltre, vedendo quell'altro che non si vede quando si è sotto il sequestro di emozioni negative. Ed è così dunque che in fondo nasce un atteggiamento proattivo e dunque nasce in questo modo l'ottimismo. L'ottimismo che è di conseguenza il trampolino di lancio per una iniziativa che a sua volta
lasci ottimisticamente prevedere la positività del risultato. Ecco in che modo la gestione del sé diventa funzionale con le conoscenze dell'intelligenza emotiva al ruolo del facilitatore del gruppo. Poi ci sono le competenze sociali. La competenza sociale vuol dire in che modo le mie competenze personali vengono messe a frutto all'interno del gruppo. La prima, la più importante, che nasce dalla consapevolezza emotiva, è l'empatia. Immedesimarsi negli altri per imitazione, sentire quello che sentono gli altri, diventa anche una capacità di prevedere i comportamenti quando siamo sintonizzati empaticamente sulle emozioni corrette. Ecco che la capacità di empatia, sentire quello che sentono gli altri, diventa una competenza sociale straordinariamente importante, perché è quella che permette di creare un buon clima. Un buon clima di lavoro, di gruppo, che nasce dall'ascolto empatico. Se io conosco le mie emozioni, conosco anche le mie emozioni negative, posso accogliere le tue emozioni di frustrazione, di insoddisfazione e trasformarle in qualcosa che lasci ottimisticamente aprire le porte verso un buon risultato per te e per il gruppo. È da qui in fondo che nasce la consapevolezza che l'organizzazione, che il gruppo ha intorno a se stesso, e quindi l'orientamento verso il compito che è il diretto risultato della motivazione intrinseca. Una motivazione che nasce su emozioni condivise crea senso di appartenenza, crea coesione. E quando c'è coesione, un'organizzazione si orienta verso il compito. Diversamente, quando non c'è una motivazione intrinseca, quando siamo davanti ad una motivazione estrinseca, esiste più che altro un orientamento al sé. E quando c'è un orientamento al sé, è più facile che nasca e che si sviluppi la cultura degli alibi, che il facilitatore leader deve saper individuare e smascherare, chiaramente prevenendola fin quanto è possibile, portando il gruppo alle giuste conclusioni, condividendo tutti i perché del lavoro di squadra, che quindi servono ad andare oltre alle scuse, ecco, che ognuno in alcuni momenti tende a trovare rispetto alle idoneità della propria competenza, rispetto al compito assegnato o della propria preparazione nel ruolo esercitato all'interno del gruppo. Dunque empatia, consapevolezza dell'organizzazione e orientamento al risultato compongono la prima dimensione della competenza sociale. E infine parliamo della gestione delle relazioni sociali, che è la quarta dimensione dell'intelligenza emotiva nei gruppi, perché sulla base della conoscenza delle emozioni, della loro valorizzazione, dell'ispirazione grazie al modello positivo di leadership, grazie all'empatia, all'ascolto attivo degli altri, la gestione delle relazioni interpersonali diventa più semplice. È così in fondo che il riferimento che rappresenta la persona in quanto facilitatore, in quanto leader, diventa una guida ispiratrice, una guida che motiva, che ispira gli altri a raggiungere il proprio risultato e il gruppo stesso a sentirsi parte del progetto che ha come obiettivo di giungere a quel dato risultato. Ecco dunque che grazie alle competenze sociali il leader può acquisire quella che viene chiamata da Goleman la leadership ispiratrice. Il leader diventa così un esempio da seguire, un agente di cambiamento, un modello ispiratore. E tutti questi sono degli elementi importanti perché valorizzano la potenzialità dei singoli. Quindi nel passaggio dal sé alle relazioni, quindi al gruppo, pian piano questa evoluzione resa possibile dalle conoscenze e dall'intelligenza emotiva permettono al gruppo di performare
con la guida di un facilitatore responsabile, autonomo e consapevole che voglia condividere queste sue capacità con il resto del gruppo, con gli altri partecipanti. E ancora, ultimo ma non ultimo, la gestione dei conflitti. Gestire un gruppo con intelligenza emotiva vuol dire riconoscere un conflitto, vuol dire prevenire anche grazie all'uso di una comunicazione congrua un conflitto o di affrontarlo in maniera intelligente qualora esso dovesse presentarsi. In questo modo si creano i legami nelle squadre di lavoro, nei gruppi, nei team, in qualunque ambito, nella scuola, nella formazione, in azienda, nello sport. E la creazione del legame con intelligenza emotiva è l'unico mezzo per la cooperazione. Le persone cooperano, partecipano quando esistono questi aspetti che vanno dal leader al gruppo e che dal leader, dal facilitatore, si trasmettono in maniera orizzontale sugli altri partecipanti al gruppo.